Buongiorno e bentrovati a questo nuovo filmato. Il pezzo che dobbiamo fare questa volta è quello rappresentato in questa proiezione ortogonale. Si tratta di due viste, una principale, una vista dall'alto, una principale, una vista dal basso. Scegliete voi, il metodo infatti è quello europeo e le unità di misura sono millimetri. L'approccio è sempre lo stesso. Apriremo un file di parte nuovo, dove costruiremo l'oggetto e contemporaneamente apriremo un file di disegno con lo stesso metodo e le stesse unità di misura, dove ricostruiremo, le stesse due viste del modello che andiamo man mano a realizzare per verificare la correttezza dell'esercizio. Il pezzo è abbastanza semplice, anzi direi che è molto semplice, sia dal punto di vista dell'interpretazione del disegno che dal punto di vista della realizzazione con Inventor. Si tratta di un basamento, questo basamento qui con questo scasso, e di un corpo verticale dove c'è non so, un supporto con questa forma qui particolare, con poi questi due cilindri, uno è cavo e non è completo, non passa fino alla faccia inferiore. Quindi, solito, inizio. Nuovo. Un isomillimetri di file di parte. Ancora inizio. Nuovo. Questa volta un file di disegno. Isomillimetri col metodo europeo. 3 partiamo lo schermo, prima con questa operazione, poi spostando disegno 1 in questa maniera nella finestra di sinistra, nella metà schermo di sinistra. Rimpicciolisco un po' la colonna del modello, nel browser del modello avevo avuto a che fare con disegni con più pezzi, più grossi di questo, assiemi, ma adesso non ci serve tutto lo spazio di prima, possiamo cominciare la modellazione, possiamo cominciarla facendo il basamento, quindi sul piano XY, costruiamo lo schizzo. Che è quello schizzo di questa superficie qui. Allora, linea. Ovviamente lo faccio dritto, poi farò il cerchio. Ok, chiudiamo. Andiamo a direzionare uno dei lati, qualsiasi, un orizzontale, questo, e a mettere tutte le perpendicolari che è necessario mettere. Questo tratto lo dovrò eliminare, quindi per adesso non lo vincolo. Facciamo di qua. Perfetto, allineiamo questa e questa e anzi già che ci siamo questi due denti e già che ci siamo gli mettiamo anche il vincolo di uguaglianza. Allora, allinea. Ecco, e diciamo che sono uguali. Questo ci risparmia una quota. Dopodiché costruiamo il nostro cerchio. Ok, andiamo a metterlo tangente. Tangente. E ora facciamo una cosa, questo lo eliminiamo subito. Queste le estendiamo e eliminiamo anche questo pezzo del cerchio.
la figura è fatta, adesso passiamo dal punto di vista geometrico realizzato, adesso passiamo alle quotature. È lungo 90. Si riscalerà, speriamo senza grossi danni, è largo 40, questa parte interna, i denti sono da 11, quindi la circonferenza la possiamo quotare, ma dovrebbe essere già a posto. 9. Infatti, se io clicco col sinistro mi dice che la quota ipervincola allo schizzo, lo posso mettere solo come quota non parametrica, l'accetto tanto per avere una quota di controllo. In più queste lunghezze sono 17 e qualcosa mi dice che è l'ultima quota che devo mettere. Perché mancano solo due quote necessarie, cioè il posizionamento dell'oggetto. Dove vado a posizionarlo? Potrei allinearlo al solito al centro, sia verticalmente che orizzontalmente, in maniera da far coincidere questo punto centrale, che questa volta non è il baricentro perché qui c'è uno scasso, però vabbè, diciamo il baricentro del rettangolo, farlo coincidere con l'origine. A questo punto lo schizzo è completamente vincolato, fine. Andiamo a inquadrarlo, scegliamo questa come vista di casa, adattiamo alla vista ed è alto esattamente 20, quindi estrudi 20. Questa volta la faccio verticale l'estrusione, cioè non faccio la 20 simmetrica perché la tengo il piano sotto sul piano XY e questa è fatta. Do l'ok e abbiamo terminato la prima parte della figura. Prima di fare le proiezioni ovviamente devo salvarla e quindi File, salva con nome, parte 4, filmato. Adesso posso andare a fare le mie proiezioni, quindi vado di qua, base. E base, mettiamo la vista dall'alto. La scala era 4 quinti. Facciamo la stessa, cioè quasi unitaria, ma un po' meno, un 20% in meno. E poi facciamo questa figura qui, che se questa è la vista principale, questa è la vista dal basso, che per il momento chiaramente è solo il pezzo sotto. Ok, fatte. Volevo posizionarle un po' meglio. E possiamo adesso tornare e continuare con il corpo, tornare nel nostro modello e continuare con il corpo che si sviluppa verticalmente. Allora, prendo come piano di lavoro questo piano dietro, avvia schizzo. Vediamo se riesco a prenderlo da qui, direi di no. Su questa superficie costruiamo il nostro oggetto, un cerchio e due, tre linee. Ok, fronte. Adesso andiamo ad allineare e a costruire la figura geometrica, ad allineare e a direzionare. Allora, questa la mettiamo, la allineiamo addirittura con questo spigolo, così prende anche la direzione giusta. Allineiamo anche questa con questo spigolo, anche lei prende la direzione giusta. Qui mettiamo un perpendicolare. Attenti a metterla non con lo spigolo, ma con la curva che abbiamo appena allineato.
Ok, poi mettiamo la tangenza. E poi tagliamo questo pezzo, anche qui c'è un pezzo da tagliare e questo pezzo, e andiamo a mettere, quindi la figura risulta geometricamente definita e anche posizionata. Infatti mancano solo due quote, che sono la quota del diametro esterno, che qui è 50, qui viene data sotto forma di distanza fra questi due, la stessa cosa, o questa distanza o questo raggio, o quel diametro, facciamo la distanza 50, e la lunghezza di questa parte rettilinea, che è 26. Anche questo schizzo è completamente vincolato. Fine. Estrudi di quanto diventi in avanti. Nell'altra direzione, 20. C'è rimasto da fare questo doppio cilindro o cilindro cavo. Allora, andiamo a costruire uno schizzo su questa faccia con un cerchio e un altro cerchio. 1 è 18, 1 è 32, quotiamoli prima di... L'ho fatto uguale, preferisco di differenziarli altrimenti poi non capisco più niente. 32, prima di fare le operazioni. In realtà prima si metteva a posto la geometria, ma qui, siccome li ho fatti uguale, lì riporto le dimensioni corrette. Allora gli do il vincolo di concentricità e poi sono anche concentriche con la circonferenza sopra, quindi altra concentricità, e poi sono a distanza 26, e l'ultima quota manca, è completamente vincolato, qualcosa ha preso per conto suo. Ah sì, con la concentricità ha preso tutto, quindi adesso devo fare un'estrusione, quindi completamente vincolato, fine. Devo fare un'estrusione di questa corona di 15 mm. Quindi estrusione, questa verso avanti, non di 20, ma di 15. E il pezzo dovrebbe essere terminato. Dovrebbe essere, perché prima di esserne sicuri, proiezioni ortogonali si aggiornano velocissimamente. Stavo cercando di capire perché qui ci sono due profili, probabilmente perché qui in questa proiezione io ho proiettato anche gli spigoli fittizi, cioè questo spigolo qui, e qui devo fare la stessa cosa nella mia proiezione. Allora, perché per il resto della geometria è tutto perfettamente la stessa cosa. Andare a questa, a modificare la vista. Opzioni di visualizzazione, gli spigoli tangenti. Qui non erano ridotti e quindi non flaghiamo questo. Ok, e vedete che è nato la seconda linea tratteggiata esattamente come era nel disegno fornito, nella tavola fornita. Allora, la modellazione è terminata. Dobbiamo solo verificare che tutte le quote siano corrette e quindi andiamo nel nostro disegno che abbiamo appena creato, lo possiamo salvare. Ovviamente prende il nome del file di parte sostituendo l'estensione con DVG. Anche qui adesso si aggiorneranno i vari nomi. Vedete che qui ingrandisco, ha portato il nome del modello, parte 4 2016-0206 filmato, e qui ha messo il nome del disegno appena preso, parte 4, stesso nome, punto DVG. La scala è la stessa, mettiamo le quote. Allora, annotazione, per prima cosa gli assi, e qui ci siamo, allunghiamo, ok, poi questo asse,
che l'asse non identifica assolutamente niente. Questo asse non è da mettere perché questo è questo spigolo finale e questo è lo spigolo dove c'è l'asse, quindi eventualmente questa è una linea d'asse, ma lasciamola così. Poi qui dobbiamo mettere gli assi anche qui. Fino a qui, perfetto. Se vogliamo, mettiamo un asse qui. Perfetto. E un asse perpendicolare, perfetto, per identificare la posizione del centro. Gli assi ci sono tutte, le quote. Venti, via gli zeri, gestione, editor stili. Perfetto, zeri finali, via. Perfetto, ventisei. Andiamo avanti con le quote.26 di due diametri, 18 e 32. E questa è quotata di qua. Undici, raggio 9. Questa in realtà è una quota abbastanza inutile visto che c'è la larghezza ed è ricavabile. Comunque, vabbè, lasciamocela potremmo metterla ausiliaria. 40, questo 40 lo devo spostare. Ok, poi quota. 15, 40 lo spostiamo ancora un po' di più. 15, 40, lo spostiamo ancora un po' di più. Anche questa è giusta, 20, questa. Questa. 17, 90 la globale. Adesso lasciamo qui e stacchiamo le due viste. Troppo. Ci siamo, mi sembra che le quote siano le stesse, messe nelle stesse posizioni. Questa non mi piace che sia una quota. Non ausiliare, quindi la mettiamo come quota ausiliaria, raggio 9, dobbiamo anche metterla come diametro 18, lasciamola come raggio 9, 11, 11, 17, 90, 15, 20, 40 e quelle sopra della vista, che mi sembra abbiamo detto era la vista dal basso, perché questa è la principale, mi sembra che prima abbiamo realizzato questa per prima, la vista base è questa. Anche le quote sopra della vista dal basso sono le stesse. Allora, il modello è costruito, la proiezione di controllo è la stessa, a parte un paio di correzioni che ho fatto sul disegno, cioè ho tolto questo asse qui in mezzo che non andava messo come asse, ho aggiunto qualche asse in più forse qui. La proiezione è la stessa, comunque la geometria e le dimensioni sono le stesse cose, gli assi li ho cambiati, ma questa è più corretta come versione. Anche questo esercizio è terminato. Io spero che abbiate imparato anche qui qualche cosa.
Al solito, se vi è piaciuto il filmato, mettete un like e ricordatevi di iscrivervi al canale. E non mi resta che augurarvi buon lavoro.